Bruno Editore presenta Aumentare la produttività. Come organizzare la gestione del tempo e delle risorse per ottimizzare le tue capacità produttive. Di Pasquale Miele. Introduzione. Caro lettore, grazie per aver investito il tuo tempo e il tuo denaro acquistando questo corso. Al giorno d'oggi incrementare la produttività è diventata una costante applicata in qualsiasi contesto lavorativo e imprenditoriale. Se sei un operaio avrai senz'altro sentito più volte sotto varie forme la richiesta di incrementare la tua produttività nell'azienda in cui lavori oppure, se hai delle responsabilità, ti avranno richiesto di aumentare la produttività del reparto che dirigi oppure della squadra o del team di cui sei responsabile. Se sei un imprenditore, direttamente o indirettamente, aumentare e ottimizzare la tua produttività è un'esigenza primaria al fine di poter incrementare il tuo fatturato e nello stesso tempo gestire al meglio le risorse e gli investimenti. Se non impari ad aumentare la tua produttività, la tua attività potrebbe ben presto ritrovarsi in una pericolosa fase di stallo, dove i profitti non crescono e il dispendio di risorse e investimenti potrebbero pesare in maniera grave sul futuro dell'attività stessa. Ecco perché ho deciso di realizzare questo corso, perché aumentare la produttività ha benefici su vasta scala e in svariati campi, trovando applicazione in ogni tipologia di attività svolta, sia esse di tipo lavorativo e imprenditoriale, che una semplice attività svolta come hobby o passione. Può darsi, infatti, che tu non abbia realmente bisogno di incrementare la tua produttività nel campo del lavoro, ma forse potresti e vorresti farlo in modo da gestire al meglio il tempo e le risorse impiegate nello svolgere la tua attività preferita come hobby. Magari sei un restauratore di oggetti in legno, ma svolgi questa attività in maniera amatoriale senza scopo di lucro. Oppure gestisci una società no profit che si occupa di raccogliere oggetti usati, catalogarli e renderli disponibili per la comunità con esigenze particolari. Ci sono centinaia di campi in cui applicare questo corso, in cui aumentare la propria produttività può portare a notevoli vantaggi. Io personalmente trovo giovamento nel gestire la mia attività online. Lavoro online dal 2007, dopo aver iniziato a studiare e formarmi in tema di internet marketing dal 2003. Dopo un primo periodo lavorativo come consulente esterno e collaboratore di altre aziende e professionisti, ho avviato invece la mia attività in maniera indipendente. Vedendo servizi per il web, nel mio caso parlo di autoresponditori, email marketing, sistemi e-commerce, hosting professionali e pacchetti soluzioni e servizi per il business online, la corretta gestione del tempo e l'ottimizzazione della propria produttività, nonché quella del proprio team, è davvero essenziale, specialmente se, come nel mio caso, ti ritrovi a dover gestire decine di siti web, un centro di supporto e assistenza clienti e ovviamente garantire nello stesso tempo uno standard qualitativo del 100% per quanto riguarda i servizi che offri e che ogni giorno vengono utilizzati dai tuoi clienti. Ottimizzare e incrementare la tua produttività, quella della tua attività, della tua azienda, del reparto di cui sei responsabile o del tuo hobby preferito, porta sempre e comunque a dei vantaggi che altrimenti perderesti, sia a livello economico, aumento di fatturato, premio produzione maggiore, aumento di stipendio, scatto di livello, eccetera, sia a livello emotivo, minore stress, maggior tempo libero, maggiori soddisfazioni e alto livello di autostima. Quindi, qualunque tipo di attività tu svolga, potrai applicare le nozioni di questo corso e trarne dei benefici a breve, medio e lungo termine. Quindi non mi resta che augurarti buona lettura.